Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi portiamo due mini sfide che sono più o meno collegate tra di loro, una che si chiama Apri la porta e l'altra che si chiama Dove è finita la regina delle nevi. In tutta la puntata non faremo vedere la mappa del cielo per non fare spoiler, ragazzi. E al momento ci troviamo qui. Ci arriviamo facilmente dal sacrario di Oromo Waka, da su si arriva prima naturalmente, e siamo sulla stradina che collega la Gazzetta Quadrifoglia con lo stallaggio del Nevaio. Vicino, punto di riferimento, c'è questo edificio quadrato. La prima quest la possiamo prendere sia dalla porta che da questo buchino. Prendiamo dal buchino perché abbiamo circa più informazioni. Che si fa ora? Con tutti questi mostri in giro non possiamo uscire. Yuga Yam, cosa facciamo? Abbiamo soltanto degli scudi per surf su scudo e delle pozioni picca picca per resistere al freddo. Se i mostri ci attaccano, per noi sarà la fine, lo sai, vero? Non riesco a credere che la situazione sia peggiorata così mentre ci riposavamo un attimo. Speriamo solo che i mostri se ne vadano presto e ci lasciano in pace. E questa è la mia sfida, apri la porta. I mostri non se ne vanno presto e non ci lasceranno in pace assolutamente. Allora, eccolo, lo facciamo così. Ragazzi, se date a quello lì che c'ha lo scudo, vi congelate. E quello lì ci butta i ciucciù, quindi facciamo prima quello. E poi questo qui, li affrontiamo davvero uomo. Oh, quello è andato a prendere i ciucciù. Incredibile. L'altro è facilissimo perché c'ha un rametto, al massimo ci dà un piccolo colpo. Comunque non so, adesso è... l'ha brustolito il rametto. Però non fa niente. Prendiamo tutto naturalmente. Il rametto lo buttiamo che non serve. Ok. Tutti questi ciuciù li prendiamo. Prendiamo anche la spada viennante. E se state senza pozioni o senza niente, qua ci stanno dei caldoperoni che sono proprio buoni. Tra l'altro ci sta... non ci sta la cosa. Vabbè. Detto tutto ciò, andiamo a bussare alla porta. C'è qualcuno? Forse qualcuno ci viene in aiuto. Cosa dici? Chi potrebbe mai volerci venire a aiutare in un posto pieno di mostri? Le urla dei mostri sono svanite. Yugo, che aspetti? Apri la porta, presto. Subito. Yugo, forza, veloce. Dai, che teniamo tutta la giornata qua per te. Naturalmente, ragazzi, se vi è piaciuto o vi è stato aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Hai sconfitto i mostri. Grazie di averci salvati. Quando siamo entrati in questa casa per ripararci dal freddo, in un attimo ci siamo ritrovati circondati dai mostri. Anche tu dovresti ringraziarlo come si deve. Non riesco a credere che qualcuno non sia venuto in aiuto, ci ha salvato la vita. Abbiamo cercato di essere cauti, visto che dopo il cataclisma i mostri sono aumentati, ma invano. Ma che siete venuti a fare qua sopra? Non sarà mai abbastanza per ringraziarti, però accetta questo, per favore. Accetta una pozione picca picca, che qua pure è buono. Non è niente di che, solo un pensierino per ringraziarti di averci salvato la vita. Senti, tu lo sai come si fa a surf su scudo? Noi diciamo che noi lo sappiamo, così ci fa un minimo di tutorial e ci dice che bisogna... Adesso ce lo spiega, si solleva lo scudo con ZL, si salta con X e poi si preme A per salire sullo scudo. Ah già! Se vuoi puoi usare questo scudo, ne abbiamo tanti. Forse ti sembrerà strano, ma una volta ero una surfista su scudo professionista. Sono venuto qui. Sono venuto qui perché avevo sentito parlare di un leggendario surfista che si trova tra le montagne di Ebra. Purtroppo non conosco il luogo preciso e per giunta, quando mi sono fermata a riposare, sono stata circondata dai mostri. Comunque, almeno per quanto riguarda il surf, credo di essere molto ferrata. Se c'è qualcosa che ti sfugge, chiedi pure a me. Sappiamo tutto. Abbiamo finito anche la mia sfida. Apri la porta. Quasi quasi questo qua lo buttiamo. Mettiamo questo, facciamo uno spazio sugli scudi che ci servirà dopo. Ragazzi, questo qui è il motivo per cui le due sfide erano collegate, perché Yam sta cercando la leggendaria surfista sulle montagne di Ebra e noi fra un secondo vedremo dove si trova. Ragazzi, siamo alla baita di Selmy, che si trova qui sulle montagne di Ebra. Allora, se avete la mappa del cielo ci arrivate direttamente perché sto proprio un sacrario qua sopra. Altrimenti ci arrivate dalla torre del pane nevoso dei Piocchi e andate sempre a sinistra. Siamo sulle montagne di Ebra. Detto tutto ciò, ragazzi, quando diciamo surf intendiamo surf su scudo, perché sennò i dialoghi qua sono lunghissimi. Selmy, scusami, credevo fosse lei. Conosci Selmy? La chiamavano Regina delle Nevi. Un tempo era una professionista del surf e dava lezioni a me e al mio amico. Però
Aveva detto di voler realizzare un nuovo percorso per il surf su scudo, però non è più tornata e la cosa mi preoccupa molto. Il mio amico Finn sta andando a cercarla al nevaio Pessorotti a ovest. Io lo aspetto qui, casomai dovesse ritornare. Ora che ci penso, è da un bel po' che Finn se n'è andato. Chissà se è riuscito a trovare la nostra istruttrice. Orientandomi con i segnali di fumo, dovevo capire dove si trova Finn. Magari posso unirmi a lui nella ricerca. Ci andiamo noi. E questa è la mini sfida dove è finita la regina delle nevi. Qui c'è anche un Pokémon con una caverna qua dietro, che però porteremo o nel let's play o in un'altra guida se c'è qualcosa di importante. Vi ho fatto vedere anche dove sta. Ragazzi, vedete qui questo posto che sembra l'inizio del percorso? Questo qui è l'inizio di un percorso. Dobbiamo cercare i segnali di fumo. Usiamo lo scudo, così siamo anche a tema con la quest. E arrivati più o meno a un certo punto che c'è un salto, tipo questo qua, vediamo del fumo sulla sinistra. Facciamo il salto da qua. Apriamo il paravela. La paravela. Cavolo, c'è anche il drago. Andiamo esattamente verso il drago. C'era anche del fumo qua sotto, eccolo là. Quel drago lo faremo, ragazzi, lo faremo, lo faremo. Allora, adesso andiamo verso il fumo. Ricordatevi che se cadete con lo scudo per terra, comunque, con lo scudo sui piedi, comunque prendete dei danni, eh. Fermo. Prendiamo l'erba del gelo. E qui c'è un altro amico, Finn. Ehi tu, hai visto un'Iliade di nome Selmy qui in giro? Sono venuto a cercarla. Capisco. Quindi Russell ti ha già spiegato tutto. Ancora non sappiamo dove si trovi l'istruttrice. Per quanto sia abile con il surf, non possiamo escludere la possibilità che si trovi nei guai, giusto? Giusto. C'erano delle tracce di surf su un pendio nelle vicinanze. Le ho seguite. Ma anche se si interrompevano in quest'area, non sono riuscito a trovare Selmy. Poi la neve ha fatto il resto, costringendomi a interrompere la ricerca. Così ho smesso di cercarla. Senza indizi non ne valeva la pena. Per quello ora faccio dei segnali di fumo per lei. Dato che è passato un bel po' di tempo, ormai dovrebbe averli notati, ma se non c'è alcuna risposta vuol dire che non può muoversi, oppure non riesce a vedere i segnali da dove si trova, che è molto più probabile. Detto tutto ciò, ragazzi, vedete questo pezzo qua? Siamo esattamente qui. Questo è il nevaio Pessorotti. Qui è dove stiamo adesso. Vedete questo corridoio qui? Dobbiamo andare qua dentro. Però non è tanto difficile. Perché ci stanno. Ok. Vedete questo Pokémon? Faccio vedere preciso dove stiamo. Il tizio stava qua. Noi siamo esattamente qua. E bisogna entrare dentro questa grotta qua. Che si chiama. Grotta Est del Nevaio Pessorotti. Allora, adesso dobbiamo distruggere questo. Ragazzi, potete usare le frecce bomba. Però, visto che stiamo con lo sparagno, utilizziamo queste armi che. Abbiamo usato per un altro tutorial, così le distruggiamo e facciamo un po' di spazio nella borsa. Prendiamo questo. Andiamo avanti. Proprio perché siamo un poco scarsi a frecce rocce, eh? Oh, abbiamo trovato anche un opale, vedi? Ok, siamo riusciti a passare, incredibile. Allora, lì c'è Selmy, però prima di andare da Selmy, ragazzi, giriamoci un secondo, perché sennò qua usciamo pazzi e poi dobbiamo tornare indietro come ho fatto io nella live. Uccidiamo lo spettro. Prendiamo l'emblema di lo spettro, distruggiamo questa che. Ah, un topazio. Non so perché qua, tipicamente quando registro esce sempre peggio. Ok. Quando faccio le prove escono tipo topazi, zaffiri, rubini. Quando facciamo invece la registrazione esce sempre lo schifo. E questo è Selmy che dice che disastro, perciò non riuscivo a vedere i segnali di fumo perché stava all'interno della grotta, che tra l'altro abbiamo completato. Selmy. Non avevi mai pensato di vedere qualcuno qui, visto come sei fortunata, Selmy. Quasi quasi ti metto pure nel thumbnail della puntata. Io sono Selmy. I miei due studenti devono essere preoccupati da morire per la mia assenza. Quando la tormenta si è placata, ne ho approfittato per andare in giro alla ricerca di un nuovo percorso. Guidata dal mio istinto di surfista, ho trovato questa grotta e tutto sembrava filare liscio. Una volta entrata, ho scoperto che il sentiero era interrotto e non potevo più tornare indietro.
E per giunta ho sentito il rumore delle rocce che franavano l'entrata della grotta. Stavo cominciando a pensare che sarei rimasta intrappolata qui per sempre senza via di scampo. Però, se sei arrivato fin qui, vuol dire che neanche tu ora puoi uscire. Io posso usare sempre Ascensus, Sammy, eh? Con un po' di fortuna potremo trovare un sentiero che conduce fuori per poter uscire di qui. Ragazzi, qua bisogna creare il sentiero. Vedete queste rocce? Le rompiamo. Ok. C'abbiamo qualche altra cosa per romperlo? Questo ce lo buttiamo presto? Ragazzi. Usiamo... No, questo qua. Usiamo una bomba... Una freccia bomba. E ce la facciamo. Ok. C'è anche una pietra focale, ma va. Una volta che c'è un passaggio abbastanza grande, ragazzi, se fate un buco piccolino, non va avanti la quest, eh? Dovete creare un passaggio abbastanza grande, non troppo grande come questo, ma anche un po' che ci passa semi. Le rocce che bloccavano il passaggio sono franate, riesco a sentire il vento che soffia dall'esterno. Grazie al tuo aiuto posso tornare a surfare all'aria aperta. Ci tengo a ricompensarti, in questo momento non ho niente con me. Ma quando hai voglia, fai un salto alla mia baita, a nord-ovest del picco di Ebra, dove siamo partiti. Davanti alla baita c'è un falò che puoi usare come punto di riferimento. Bene, di sicuro i miei lì vi sono in ansia, meglio tornare alla baita sulla montagna. E ci lascio da sola. Però adesso una cosa che possiamo fare, perché abbiamo questa spada qua? Prendiamo questo, sì. Okay. Anzi no, prendiamo questo, che questo così li buttiamo. Ci abbiamo uno scudo, facciamo un minimo di surf. Questo non ce ne importa. Questo qua, vediamo se riesce. Siamo uno di lumiserite, ma va. Andiamo un po' più avanti, perché ci sta un'altra roccia gialla. Ci dovrebbe essere un'altra roccia gialla. Eccola qua. Topazio zaffiro. Così si fa. Prendiamo anche questo seme luminoso grande. E qui usciamo esattamente dall'altra parte. Uro! Vedete? Usciamo qui. Quindi sostanzialmente, questa cosa qui è abbastanza importante, ragazzi. Se entrate da qui, uscite direttamente da qui. Più o meno, eh? Perfetto. Ragazzi, noi ci vediamo tra un secondo alla baita. Siamo tornati alla baita di Selmy. Entriamo e troviamo l'Allegra con Briccola, tutti quanti qua. Ti stavo aspettando, grazie per essere venuto fin qui. Sei l'eroe che ha salvato la nostra istruttrice, ti siamo debitori, amico. Che sollievo sapere che la nostra istruttrice è sana e salva, anch'io voglio ringraziarti. Se non fosse stato per te, non oso immaginare come sarebbe finita. Il surf in quella grotta è fantastico, ma per adesso meglio lasciar perdere. Vuoi accettare questa ricompensa da parte mia? E ci dà un bello scudo di zonario rinforzato. Ho trovato quello scudo in mezzo delle rovine precipitate dal cielo. Magari anche lassù nel cielo ci sono gli altri surfisti di scudo come noi. A costo di ripetermi, ti ringrazio per avermi salvata. Ora che la tormenta si è placata, puoi tornare qui ogni volta che vuoi per fare un po' di surf. Non avevo intenzione di accettare altri studenti, ma per te farò un'eccezione. Dopotutto, siamo in debito con te per aver salvato la nostra istruttrice. Qui da noi sarai sempre il benvenuto. Diamoci dentro con il surf su scudo e vedrai che l'istruttrice sarà fiera di avere degli studenti come noi. E abbiamo completato la sfida. Ragazzi, adesso ci sono altre due minigame, di cui uno avanzato. Fatemi sapere nei commenti che punteggio fate in quello avanzato. Iniziamo con Selmy, che ci può fare prima il campo di pratica. Costa 20 rupie. Questo è il punto di partenza. Vuoi le regole? No, grazie. Le regole, bisogna arrivare dove, sotto il ponte. Vuol dire che sei pronto a sfrecciare sul tuo scudo, suppongo. Del resto, per seguire le mie azioni, devi per forza conoscere già le regole di base. In tal caso, magari puoi mostrarmi subito quello che sai fare, no? Così mi faccio un'idea di come pratichi il suo scudo. Inizieremo con il percorso per principianti. Potresti trovarlo un po' troppo facile, ma è per controllare la tua padronanza delle basi. Non si vede bene con questa neve, ma sfrecciando giù per questa discesa raggiungerai un grande ponte. Quando arrivi là sotto hai tagliato il traguardo. Ho detto ai miei due allievi di posizionarsi lungo il percorso. Se ti dirigi verso di loro arriverai alla fine senza perderti.
È un semplice percorso rettilineo, ma ciò non significa che sarà facile, sai? Sulla strada troverai ostacoli caduti dal cielo, perciò fai attenzione. Ad ogni modo, che tu riesca a evitarli brillantemente o li sfrutti a tuo vantaggio dipenderà solo dalla tecnica che scegli. Se superi il percorso per principianti in meno di 50 secondi, ti permetterò di andare al livello successivo. È giunta l'ora, mettiti in posizione. E 3, 2, 1. Vai, un minimo di rincorsa. Percorso è detto più o meno rettilineo. Sulla mappa in basso a sinistra è anche indicato il punto di arrivo. Questo salto qua secondo me non conviene. Perché? Forse questo qua lo facciamo? Prendiamolo, va. Poi c'è il secondo. Naturalmente la sfida per principianti non vale il tempo, eh. Basta che facciamo meno di 50 secondi. È la seconda che fatemelo sapere nei commenti. Ci usciamo, ci usciamo. Perché la seconda c'è il barbatrucco. Ce l'hai fatta. Vengo a prenderti, aspettami là. Il tuo tempo è stato 46,40. Sapevo che avevi del potenziale. Con un tempo simile posso promuoverti al livello successivo. Dalla prossima volta potrai accedere al percorso avanzato. Ok, siamo anche noi surfisti professionisti. Vuoi disponibile? No, stavolta passo. Torniamo alla baita. Adesso che torniamo alla baita, facciamo quello avanzato che ci dà anche una ricompensa. Adesso vedrai dei miglioramenti incredibili. L'unica cosa, ragazzi, mettiamoci un segnalibro rosso. A giudicare la tua faccia, non sei ancora sazio di surf su scudo. Vuoi farmi vedere ancora come surfi? Sì, però fatelo prima voi e mi segnate il tempo, e poi dopo vedete come faccio io, se no non vale. Facciamo quello avanzato. La ricompensa che offre a chi la completa è uno scudo commemorativo, ma tu hai la borsa piena. Come la borsa piena? Aspetta, siamo pieni di scudi. Ah, perché se finiamo la sfida, poi dopo non sa dove metterci lo scudo. Ok, togliamoci lo scudo. Aspetta un secondo, no, ho sbagliato. Se no perdiamo tempo. Poi mi battete. Ok, dobbiamo. Quello che dobbiamo fare è ci dobbiamo mettere uno scudo. Usiamo sempre questo qua da 26. A posto. Andiamo. Avanzato. Ci dà lo scudo commemorativo. Ok. Però si piglia 20 rupie. Odio chiederlo proprio a te che mi hai salvato la vita, ma spero che capirai. Le regole sono regole. Iniziamo? Sbrigiamoci a cominciare a surfare. Non agitarti troppo solo perché il percorso è avanzato, d'accordo? Se riesci a percorrere tutta la distanza, dirò lo scudo commemorativo di tipo diverso in base al tuo tempo. Coraggio. Tra l'altro mi sa che hai fatto 1,50 nelle mie prove, qualcosa del genere. In confronto a quello per principianti, il percorso avanzato è più lungo. Controlla bene il punto di arrivo. Sta sulla mappa il punto di arrivo. Con la neve non si vede facilmente. Però, ricordi il gran ponte che segna il punto di arrivo del percorso per principianti? Passaci sotto e continua diritto. Dopo un po' arriverai in fondo alla pista ed è proprio là che dovrai prendere con eleganza la curva a sinistra. Da lì poi dovrai solo proseguire diritto. I miei due allievi prenderanno posizione lungo il percorso. Se ti dirigerai verso di loro arriverai alla fine senza perderti. Resta sempre un percorso molto lungo, quindi puoi prendere la strada che vuoi pur di arrivare al traguardo. Di norma puoi anche volare o usare come surf qualcosa di tipo diverso da uno scudo. Se fai un buon tempo io non mi lamenterò. Forse se utilizzavamo quegli altri scudi per il surfista era meglio. Detto ciò, ho poco da blaterare, dato che sono rimasto bloccato in una grotta proprio mentre facevo surf. Promettimi che non ti avventurerai alla ricerca di nuovi percorsi rischiando di mettermi nei guai. Di metterti nei guai. È giunta l'ora, mettiti in posizione. Secondo me, utilizzando lo scudo quello là degli Zonau, si arriva prima. Comunque, andiamo verso il rosso. Anzi, poi faccio una cosa, vedete qui? Se andiamo verso il rosso qua, dopo dove abbiamo detto che uscivamo? Qua. Se andiamo per di qua, sembra più veloce, però alla fine poi dobbiamo farci l'ultimo pezzo a piedi, quindi non diventa più veloce.
ancora. Andiamo per di qua. Ok, adesso dobbiamo entrare nella caverna. Non ci siamo usciti. Vabbè, 53 secondi. Sono ragionevolmente convinto, ci ho messo 1 minuto e 50. Chissà se forse quello scudo zonao, quello lì con le rotelle sotto, è meglio. Vabbè, continua Link. Non prendiamo l'albero. Ah no, così abbiamo proprio distrutto il record. Con tutti gli errori che abbiamo fatto, 1.33. Ce l'hai fatta! Ora vengo a prenderti, aspettami là. Mi sa che il video è venuto un po' lunghetto, eh? Però metto, ho messo i capitoli sotto, e naturalmente se il video vi è piaciuto, vi è stato aiuto a lasciare un like. Ha aiutato tantissimo il canale. Non ci credo, ferma tutto, è uno scherzo, vero? 1.33. È stupefacente quanto questo tempo entrerà nella storia del surf su scudo. I miei complimenti, questo risultato è dell'incredibile, anzi del miracoloso. Che spettacolo! Grazie a te ho potuto ammirare il surf su scudo magnifico. Ora sei ampiamente qualificato per... Ma che vado blaterando, sei un surfista d'elite capace di superare la sottoscritta. Questo scudo è il mio modo di riconoscere questa tua impresa. Ti prego di accettarlo. Scudo reale. Io avevo preso sempre lo scudo da 40. Uno scudo riservato ai cavalieri della guardia reale Ilia, un oggetto da collezione che sposa stupende decorazioni e un'elevata capacità di difesa in battaglia. Allora, che ne dici? Se vuoi, sono disponibili a osservarti. Stavolta passo, Selmy. Allora per oggi la finiamo qui, faremo meglio a tornare alla baita. Il tuo viaggio nel mondo del surf su scudo è appena iniziato, non c'è nessuna fretta, continua con la pratica e con l'impegno. Io sono molto emozionata, non vedo l'ora di vedere i tuoi miglioramenti al nostro prossimo incontro. Ragazzi, il tutorial finisce qui, noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao!